Benvenuti naviganti, state per attraversare il mare sotterraneo, luogo dove apprendere i segreti di Magic l'Adunanza. Mettetevi comodi, il viaggio sta per cominciare. Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato al Centurion, sfruttando la disponibilità di un deck builder che è noto alla community per il grosso impegno verso la diffusione del formato e che qui veste, anche senza mostrare il suo volto, i panni del giocatore, Michele Calise. Grazie a lui andremo a scoprire un generale che nei colori Sultai si è costruito la nomea di uno tra i comandanti più odiati, a dispetto di un look quasi amichevole, con la proposta di una stretta di mano, verso un accordo che ha più l'aria di essere una trappola senza via di uscita. Un vero e proprio faccendiere che tra intrallazzi e cinismo vi saprà rapire con le sue astute strategie, che, a dispetto di molti, si muovono in ambiti ben più complessi rispetto a quelli che si è soliti vedere tra i tavoli da gioco. Questa volta vi parleremo di Leovold, emissario Trest. Le doti di questo elfo, che trovo anche posto nell'illustrazione di una carta del calibro di Expropriate, lo hanno preceduto in più di un'occasione, dipingendogli la nomea di generale terribile da affrontare, anche se, in apparenza, le sue abilità non sembrano tanto forti, ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con tre mana, tutti specifici, uno nero, uno verde e uno blu, abbiamo un consigliere elfo con forza 3 e costituzione 3, che presenta due abilità, molto intriganti. La prima dichiara, ogni avversario non può pescare più di una carta per turno. Nella seconda abbiamo, ogni qualvolta tu o un permanente che controlli diventa bersaglio di una magia o di un'abilità controllata da un avversario, tu puoi pescare una carta. Così, a un occhio meno attento, si potrebbe pensare che la prima abilità sia solo un blando effetto di stax verso le pescate avversarie, ma se pensiamo a quanti strumenti portino in Centurion a forzare discard e pescare ulteriori, appare chiaro tutto il potere del nostro consigliere elfo. Inoltre la seconda abilità, in un formato 1v1 particolarmente interattivo, ci permette di ottenere una nuova carta per ogni colpo subito su di noi o sui nostri permanenti, dando la dimensione di quanto possa essere letale il nostro comandante quando è in campo di gioco. Non siamo di fronte a un combattente, ma un abile stratega che con la politica e le strette di mano alle persone giuste potrà imbrigliare i vostri avversari in una catena da cui non potranno più uscire. La nomea che precede il nostro Leovold, Emissary of Trest, spesso risulta fuorviante rispetto ai molti deck builder che si sono approcciati a questo generale, considerandolo erroneamente come un comandante ideale per costruire un control deck. Le sue abilità sono indubbiamente forti, ma non sono risolutive e non garantiscono un lock inamovibile al nostro avversario. Ecco perché il modo migliore per costruire un archetipo attorno a questo consigliere elfo è quello di aggregarlo a altri suoi simili, realizzando un midrange reattivo, sfruttando innanzitutto mana d'orc come Arbor Elf, Elves of Deep Shadow, Elvish Mystic, Filnorn Elves e Lanwar Elves. Queste piccole creature, oltre a permetterci di castare in fretta il nostro Leovold, ci danno tempo per organizzare le difese, nel caso fossimo aggrediti da qualche avversario irruento, senza contare che con il supporto di Bird of Paradise e Triad Arbor ci garantiremo mana e paranti a sufficienza. Sempre sul fronte delle creature andremo a selezionare quelle che ci offriranno il maggior numero di vantaggi possibili, sia nell'ottica di fare value, sia per darci qualche tech in più rispetto all'avversario, soprattutto nei primi turni, quelli più delicati da affrontare. Deathrite Shaman, Snapcaster Mage, Baleful Strix, Giddle Drake, Sylvan Safekeeper, True Name Nemesis e Vertilion Click. Non stiamo certo parlando di bittanti di peso, ma di utility versatili, in grado di sfruttare le debolezze dell'opponente, dal late verso il grave, a steel effect del generale, a piccoli stratagemmi per infastidirlo nei primi turni, così da darci modo di preparare il campo per minacce più serie. Questo telaio di partenza ci permetterà di traghettare intorno al terzo o quarto turno, con un board stabilizzato, dove con Questing Beast e Scavenging Ooze proveremo a rintuzzare le velleità avversari, avendo anche dalla nostra il potenziale vantaggio asimmetrico fornito dal generale. Il rinforzo di questa strategia di iniziale contenimento e di crescente aggressività passerà anche da Tireless Tracker e Titania Protector of Argot, che sfrutteranno i benefici del verde e degli effetti Landfall, che innescheremo pian piano nella partita. Come ulteriore baluardo di difesa per i nostri punti vita, arriverà in soccorso Uro, Titan of Neptune's Wrath, che può fare match da solo anche sfruttando il grave che avremo sapientemente riempito con i nostri effetti di supporto, picchiando, rampando e guadagnando vita indisturbati. Infine, approfittando del nostro parco creature, per la maggior parte composto da abitanti piccoli e indifesi, aggiungeremo Umezawa's Gitte tra le 99, così da avere comunque modo di superare le nemiche picchiando e rintuzzando con polso colpo l'azione del nemico. Insomma, non un piano che punta solo a massimizzare gli effetti del nostro Leovold e Emissary of Trest, ma una strategia che si muove su più piani, aggredendo il nemico quando meno se lo aspetta, come il più abile dei negoziatori. Abbiamo avuto modo di visionare una prima parte della strategia del mazzo incentrata sul nostro Leovold, Emissary of Trest, che punta a fare value non necessariamente passando dal generale, puntando a un midrange dove potremo dominare la scena.
Per farlo ci potremo avvalere di alcuni perfidi stratagemmi che ci permetteranno di svuotare la mano avversaria con effetti di will più o meno ripetibili che sinergizzano alla perfezione con il nostro consigliere elfo, Days Undoing, Commit Memory, Time Twister e Windfall. Effetti sicuramente forti perché di fatto inibiranno di pescare il nostro avversario, lasciando la bocca asciutta, ma non gli impediranno al top deck successivo di trovare risposte o strumenti per ostacolarci il cammino. Ecco perché introdurremo due altri elementi di contrasto, Envigon Bogadart e Teferi's Puzzle Box. Questi due artefatti costringeranno tutti ad azioni di card draw e discard, tali da inibire anche la speranza di un top deck salvifico, perché si frappongono con la normale draw step iniziale. Certo, anche loro non sono una garanzia assoluta di successo, in particolare verso gli istantanei, ma mettono un enorme freno alle velleità del nemico. Questi veri e propri pali necessitano però di condizioni ben specifiche per funzionare a dovere, e il nostro comandante non è certo immune dalle risposte del nemico, ecco perché necessiteremo di un reparto magie pronte a imbrigliare il nemico, prima che lui possa mettere in dubbio il nostro piano, a partire da qualche scartino, con Dures, Inquisition of Kozilek e Tuxize. Già, perché è importante proteggere il nostro piano, e queste carte, in compagnia di Gitaxian Probe, ci permettono di conoscere la mano avversaria, scartare nel caso eventuali risposte problematiche, così da costringere una morsa in cui avremo campo libero con i nostri bittanti per finirlo. A questi trucchetti aggiungeremo il consueto pacchetto di rimozioni con Abdo Decay, Deadly Relic e Dismember, pronti a ripulire il board da eventuali ostacoli che possono mettere in repentaglio i nostri punti vita, soprattutto se provengono dal cielo. Anche sul fronte dei counter non badiamo a spese, ma lo ripetiamo, non siamo un mazzo che punta a controllare ogni aspetto delle interazioni avversarie, piuttosto a proteggere il nostro piano di End Extraction massivo, con risposte come Daze, Fierce Wondership o Mystic Confluence, in modo oculato e attento. E visto che non facciamo certo una grossa presenza sul board, carte come Toxic Deluge e Pernicious Deed sono perfette per tenere a bada gli aggro del formato, che potrebbero guastarci la festa prima che noi si possa impostare la partita in nostro favore. Questa sezione del mazzo necessita di un costante controllo della pila, anche per meglio gestire eventuali will effect, quindi inseriremo tra le 99 Sylvan Library, come ulteriore strumento per rendere stabile il nostro vantaggio, soprattutto quando saremo pronti a svuotare la mano dell'avversario. Un posto speciale poi lo occuperanno i Planeswalker, accessibili nel nostro color pie, scegliendo, con gli slot a disposizione, il meglio in circolazione, Jail, Vermine Sculptor, Liliana of the Veil e Oko, Thief of Crowns, che ci daranno più di un modo per fare vantaggio aprendoci la strada alla vittoria. C'è poi un ultimo viandante che va a braccetto con il generale, Narset, Parter of Veils, che con la sua abilità statica fungerà da backup del nostro consigliere elfo, così da non dare scampo al malcapitato di turno che subirà ancora di più l'effetto delle nostre ruote. Ecco, un piano di gioco ragionato che bilancia sapientemente elementi di controllo a strategie che inibiscono le pescate avversarie, a tutto vantaggio delle trattative che il nostro Leovold, Emissary of Trest, cercherà di intavolare con il nemico, portandoci sempre dalla parte del vincitore. Il nostro Michele Calise, quando parla di Leovold e Mystery of Trest, si accalora come chi vede maltrattato un figlio all'elementare dal bullo di turno, visto che sono ormai più di 3 anni che si dedica con assiduità a questa build che vi stiamo presentando in questo video. La sua visione di gioco, che lo ha anche portato a raggiungere dei risultati di rilievo nel ciclo di tornei Decimatio, si scontra con alcuni preconcetti della community verso questo generale, che spesso attorno a lui costruisce un semplice mazzo a base control senza comprenderne appieno pregi e difetti. Il deck deve contenere un buon numero di elfi, sotto forma di mana dorks, per permettere la piena riuscita del piano softlock offerto da Leovold, sin dai primi turni, altrimenti non si riuscirà mai a imporre il proprio gioco all'avversario. La componente blu, soprattutto i counter, è importante, ma non è la chiave per vincere, servono bittanti, un piano midrange insomma, che crei minacce concrete all'avversario, altrimenti il mazzo si spegnerà da solo, nell'illusione di poter chiudere solo grazie all'assenza di carte del nemico. Insomma, una visione in antitesi con buona parte della community, ma difesa spadatrata dal nostro deck builder, che si è convinto sul campo, con i risultati, della bontà delle sue affermazioni. Con la filosofia espressa dal nostro Michele Calise rispetto alla sua build dedicata a Leovold e Mystery of Trest, il piano di gioco appare abbastanza chiaro, anche se richiede una certa perizia per essere attuato con costanza, nel complesso Meta Centurion. Innanzitutto risulta fondamentale attivare qualche effetto di ramp il prima possibile, sfruttando il value offerto dal nostro color pie e dai mana dork per dare fastidio sin da subito ai nostri avversari, soprattutto con scartini e rimozioni, verso gli aggro o i combo più veloci. L'ingresso del nostro generale non deve essere fine a se stesso, quindi, a meno di situazioni al limite, va giocato solo se saremo in grado di attivare uno dei nostri effetti will per spezzare le gambe all'opponente, altrimenti sarà solo una fatica sprecata. La vittoria arriverà con il nostro piano midrange, composto da abitanti ostici, e da una serie di vantaggi asimmetrici, uniti a eventuali lock, che possono darci modo di avere risposte in mano, mentre il nostro avversario è su un top deck perenne o addirittura senza carte in mano. Non puntate però esclusivamente su queste ipotesi, soprattutto verso avversari che sono in grado, con una singola carta, di raddrizzare le partite, spegnendo le vostre velleità di vittoria con una sola giocata imprevista.
Quindi non sarà facile vestire i panni di questo consigliere elfo, ma state pur certi che se saprete apprezzarne le doti, vi saprà guidare alla vittoria con la sua dialettica sopraffina. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Leovold e Mystery of Trest si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Vista la sua natura tipica nel gestire i matchup, con una formula che ricorda da vicino i mazzi Jund nel Modern, l'archetipo che stiamo analizzando non ha dei veri e propri punti deboli verso i vari avversari. La vera chiave di lettura sarà la vostra conoscenza del meta e del nemico che state affrontando in quel momento, e solo con l'esperienza e una buona dose di astuzia, un po' come il nostro generale del resto, potrete piegare anche i deck a voi più ostici. Ci sono però alcuni archetipi che vi vedranno particolarmente favoriti, in primo luogo i classici Control Drogo, che soffriranno molto nelle nostre tech contro le loro mani, magari scolpite a più riprese dai vari cantrip. Un'altra tipologia di archetipi che riusciremo facilmente a predare saranno quelli midrange spinti, che patiranno la nostra combinazione di hand control e rimozioni, capace di spegnere la loro azione aggressiva sin dai primi turni, facendoci planare in una comfort zone dove potremo piegare le loro velleità. In un momento come questo, dove è planato un nuovo set Commander Legend, ricolmo di doni potenziali per il formato, anche il nostro Michele Calisi ha cercato di capire quali carte possono trovare posto tra le 99, supportando al meglio Leovold nel suo complesso game plan. Visto l'approccio stativo che ha questo archetipo, Opposition Agent, sembra una scelta papabile, anche perché andrebbe a ostacolare diversi avversari con una sola carta, mantenendo la filosofia e anche la nomea del nostro prezioso generale. Un'altra novità interessante che si incastra alla perfezione con il piano wheel del mazzo è All Breacher, una creatura che introduce un effetto analogo al nostro generale, con il vantaggio in più di qualche tesoro, offrendoci un potenziale ramp effect aggiuntivo che in certi casi potrebbe assicurarci più di una vittoria. Due carte sembrano poca cosa per un archetipo così complesso, ma state certi che anche il più piccolo dei vantaggi con il nostro Leovold e Mystery of Trest possono diventare immensi, vista la sua capacità di rendere la vita dei nostri opponenti un calvario. Abbiamo terminato questa disamina lunga e complessa che ha visto come protagonista Michele Calise, che nell'ombra lavora per valorizzare al massimo il suo generale di fiducia, che negli anni lo ha ripagato con risultati e soddisfazioni. Se volete un archetipo versatile, odioso e stoffante nel suo approccio a gameplay, non potrete non amare questo Leovold e Mystery of Trest, che nel suo sontuoso ufficio vi saprà guidare attraverso il tortuoso cammino del Meta Centurion, sempre provvido di novità e pericoli. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite anche il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video, dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Scene. Underground Scene è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.